Che è scattato proprio per le cose che stava dicendo, potremmo fare tanti esempi. Ha bisogno di produrre due cose: fatti concreti e non diventare paralisi psicologica, no? Il terrore, la paura. Faccio un salto culturale, però non è tanto un salto. Salgado decide di farci vedere e farci innamorare della bellezza dell'Amazzonia, di questo cuore del mondo, e di farci capire che ancora possiamo difendere e proteggere. E poi dà la parola agli indigeni, alle popolazioni che vivono nell'Amazzonia, che sanno custodirla. Perché faccio questo salto? Perché vale la stessa cosa anche per noi. Cioè, noi dobbiamo capire che stiamo proteggendo, difendendo il futuro dei ragazzi di 12-13 anni, la bellezza di questo paese. Cioè, poi però concretezza proprio, come dire, messa a terra dei progetti, no? Questo è un po' lo sforzo che anche qui stiamo cercando di fare, cioè... Allora, le perdite energetiche producono il 22% della CO2 stimata in Italia. Quindi... Io questo edificio la voglio a perdite, perché secondo me c'è un tema che è una grande sfida per gli architetti, per i luoghi della, come dire, del pensiero, della pianificazione urbana e architettonica, importantissimo, che è un tassello di questa grande transizione. Ma sicuramente, diciamo, noi abbiamo le nostre leve sono la decarbonizzazione diretta, che vuol dire cambiare come produciamo l'energia. Meno produciamo carburanti fossili che facciamo rinnovabili e meno produciamo. Tenete conto che il 33% della CO2 viene dalla manifattura, che è energivora. Certo. 25% della CO2 viene dal trasporto, quindi dalla mobilità. Io domani posso andare a batteria, però l'elettricità deve essere verde, se no non è così verde la transizione. Se noi riusciamo nei prossimi 8-9 anni, come stabilito dalla rampa del PNRR che dura 5 anni, a fare questa trasformazione nei tempi correnti, è ragionevole dire che fra 9 anni possiamo tagliare molta CO2 dei trasporti, molta CO2 della manifattura, molta CO2 delle perdite. Più siamo veloci a mettere le rinnovabili, più siamo veloci a togliere i gas. Il tuo impossibile da rendere possibile qual è? La mia previsione è che se facciamo le cose per bene, al 2030 noi abbiamo il 72% di energia elettrica rinnovabile, okay, contro l'attuale 30, forse 27, così. Okay. Quindi comunque, passando dal carbone a gas, c'è un 30% di CO2 la togli. Quindi insomma, solo quando saremo riusciti a mettere in piedi tutta questa offerta di energia verde elettrica potrà avere veramente senso la transizione della mobilità a batteria, quindi l'auto elettrica, la trasformazione della manifattura elettrica, perché se oggi per puro caso ci regalassero tutte auto elettriche, noi le caricheremo elettricità che però è 80% carbone, certo, con gas. Quindi, però attenzione, se la facessimo ipoteticamente troppo velocemente, creeremo uno scompenso sociale, perché il tempo, tu chiudi tutto, quello che chiudi, poi non è che il giorno dopo chi lavorava lì lavorava con parte elettrico che ha regole e numeri diversi. Quindi c'è un rapporto magico, se vogliamo, fra velocità e, diciamo, lentezza. La finestra è stretta, dobbiamo prenderla. Se no facciamo anche il concetto che se il mio ecosistema va a rotoli, io muoio. Biologicamente adesso è un parassita, è chiaro a tutti, questo è un funzione biologico. Noi non produciamo, non la consumiamo. Come tutti i parassiti, cerchiamo di sopravvivere. Quindi se a un certo momento cominciamo, lo fanno anche i virus, cominciamo ad ammazzare tutti i nostri ospiti, mutiamo in modo da poter convivere nell'ospite e non farlo fuori, perché quando sono finiti gli ospiti finiamo pure noi. Cioè, questa è una regola di natura, non è diventata il mite. Allora, il fatto di essere ecologista, attenzione, perché c'è più o meno sensibilità, però è fondamentale che non diventi la parola ecologista sinonimo di no a tutto, perché nel momento in cui tu mi dici no a tutto, allora, io in questo momento sono notoriamente il ministro della finzione ecologica, credo che lo abbia detto, etichettato da illustri politici di ecologica, perché ho osato dire che se andiamo un po' veloci mettiamo milioni di persone in mezzo alla strada, ma io calcolo la mano, se non facciamo le cose per bene, 3 miliardi di terrestri che oggi hanno $100 di reddito pro capite medio annuale, cosa facciamo? Mettiamo muri da tutte le parti e li facciamo emigrare? Oppure facciamo finta che non esistono? Tanto quelli muoiono. Da quando la comunità scientifica lancia un allarme, quando questo allarme viene recepito
combattuto dalla politica, dalla società, dall'economia, dalla finanza, i 30 anni sono normali, cioè, purtroppo. In più, quello che è successo è che i modelli previsionali, solo con i supercomputer, sono diventati sufficientemente accurati da farci capire che c'è più urgenza di quanto pensavamo. Perché se il problema del cambiamento climatico, che è un problema tridimensionale complicatissimo, è un problema epocale per l'umanità, anzi, forse alla fine l'Italia è uno dei paesi più, diciamo, sostenibili del pianeta e l'Europa anche. L'altro problema inaccettabile, allora, che a un certo momento ci sia l'ineluttabilità della burocrazia che ci rallenta su tutto, beh, quella non è il clima, l'ambiente, la termodinamica dell'atmosfera, quella è una roba su cui dobbiamo dover intervenire subito. Noi lavoriamo moltissimo con artisti che oggi si esprimono, scusa, salto pindarico, però che si esprimono attraverso il digitale, attraverso... Ora, sto digitale pare che è super inquinante, che ci dici? L'intero comparto digitale che va dai supercomputer ai social, ai YouTube, lo streaming, la lingua, eccetera, produce il 4% della CO2 globale. Tenete conto che il traffico aereo produce il 2% della CO2 globale. Ora, io... Quindi meglio prendere l'aereo che mandare una mail. Mi sforzo di essere onesto. Dire che l'aereo sia una cosa sbagliata, dire che il digitale sia una cosa sbagliata, ovviamente è contro l'evidenza dei fatti. Dire che invece la sobrietà non applicata sia una cosa sbagliata è molto corretto. Allora, se voi accendete, se voi fate una mail da un megabyte, è più o meno una piccola fotografia e due righe, quindi un post, un volume, producete la stessa CO2 che produce una lampadina da 60 watt accesa per 33 minuti. Io, che vengo dall'intelligenza artificiale, che sono stato forse uno dei primi italiani a usare supporti digitali molto avanzati, senza questa roba il progresso non ci sarebbe stato. È bellissimo sapere che l'informazione gira il pianeta nello stesso tempo in cui un comando dalla corteccia cerebrale arriva alla luce. Questo ci ha aperto orizzonti, ha dato opportunità a tutti. Il punto è, se questa roba lo siamo male, se io mando compulsivamente post, mail, eccetera, eccetera, queste, come vi ho detto, sono lampadine accese, alla fine, se ne mando troppe inutili, leggi in social, che cosa ho fatto? Ho prodotto più CO2 che se avessi scritto una bella lettera su un pezzo di carta fatto per l'albero. Quindi, come al solito, il punto non è demonizzare la tecnologia per sé. L'imbecille è l'utente, la tecnologia è neutra. Qualunque imbecille usa male la tecnologia. Però mi ha colpito moltissimo questa cosa. Per me e soprattutto per chi in questa istituzione lavora con gli artisti, eccetera. Allora, Elio Calcavale, ordinario di Design Innovation alla Glasgow School of Art, ha calcolato che il videoclip, a proposito dei social, Baby Shark Dance, il più visto in assoluto su YouTube, con 9 miliardi di visualizzazioni, ha consumato l'energia impiegata in un anno di Chad, Eritrea, Sierra Leone e Repubblica Centrafricana. Se tu vai in streaming o vai in digitale remoto e fai un'operazione, mi sento tremendamente in colpa, con un robot chirurgico e salvi la vita uno, perché il medico a New York e il paziente nel Chad costasse, non so quanto tornare di CO2, ne vale la pena. Se tu lo devi fare perché stai postando il tuo panino con la Nutella e c'ha, non so, un milione di like, è una roba inutile, e la società nasce da questo. Chi di voi usa Netflix? Ok, allora, Netflix non si può dire che sia una cosa sbagliata, sia chiaro, perché non si va al cinema, non si prende la macchina, quindi c'è un bilancio, no? Però dovete avere la coscienza che anche Netflix, essendo massivo come trasferimento dati, non è gratis, ha un costo energetico e ambientale. Allora, la vera compulsiva dei social lo facciamo essenzialmente perché pensiamo sia gratis. Certo. Perché il prodotto è gratis. No, vi stanno fregando, il prodotto siete voi, per quello che sembra gratis. Comunque questo... Il punto è l'educazione del cittadino, dell'essere umano, che avendo una tecnologia in mano e non capendone a fondo gli aspetti, pensa sia gratis, pensa sia senza impatto. Invece ogni azione, anche la più piccola, anche come incartiamo una mela, ha una conseguenza. E siccome siamo 8 miliardi, io vorrei ricordare a tutti che nel 1850 eravamo poco più di un miliardo. Sono passati 2 secoli. In questi 2 secoli abbiamo fatto quello che non abbiamo fatto in 2 milioni di anni, da quando esiste l'uomo che cammina. L'efficientamento è un problema, è un punto di società. Allora, efficientamento, parola magica. Noi ci siamo fissati questo obiettivo di arrivare a net zero
anche a Maxi, perché poi io penso che tutto questo ragionamento c'è anche, come dire, proprio il tema dell'esempio, del portare a terra i progetti. E in più, e su questo ti chiedo una riflessione, insomma, l'Italia è un paese con un'architettura monumentale, questo è un monumento del contemporaneo, ma il fatto che nell'architettura monumentale italiana non si possano utilizzare pannelli solari, perché ci sono questioni di carattere paesaggistico, diciamo, di tutela della dimensione estetica, culturale, è un dato obiettivo. E noi ci piacerebbe, te lo dico, lo sai che è una sfida che ci stiamo dando, ci piacerebbe usare questo edificio un po' come un archetipo, un tentativo di superare questo limite dell'architettura monumentale per il net zero e di farlo con le migliori tecnologie e dire che si può fare anche in Italia. Io penso che quel 35-40% che vive nei borghi va aiutato a rimanere lì, e lì secondo me il concetto delle energy community, quindi rendere autonomi i borghi, i piccoli centri, i grandi centri urbani sono un serio problema, perché come dicevi tu, un conto è il Maxi, che ha una struttura che consente un esperimento senza badare spese. Un conto è il palazzo del 1900, fatto in travertino, con le volte all'arco. Ma l'Energy Community non aiuta anche il palazzo del... L'Energy Community è... Umbertino. Un conto che prendi Roma, dove c'è un'edilizia di alto pregio di una certa età, e dici metto sui tetti il fotovoltaico. Il problema è che il fotovoltaico, ricordate, i 20 metri quadri fanno circa 3 kW. No, quello che mette a casa il contatore 3 kW. Allora io ho un palazzo di 10 piani, che non so, 300 metri quadri di area, faccio 15 kW, però io ho 10 piani, non bastano per tutti. Però, siccome tutto fa brodo, una combinazione di energy community e di ambito cittadino, secondo me questo oggetto qui potrebbe diventare addirittura una specie di super batteria per tutto il quartiere, no? Proviamoci. Sì, infatti. Quindi bisogna avere tutta una serie di tecnologie messe insieme. In futuro noi dovremo discutere per forza di utilizzare, non so, le onde del mare, le onde di marea, non danno grandi contributi, però in certi posti, per esempio in un'isola, questa è una soluzione. La verità, però, dobbiamo dirla, ma la natura come fa? Cioè, tutto l'universo, tutto il pianeta Terra, dipende da una cosa, una, che è la luce del sole, che è la fusione nucleare, idrogeno. Gli isotopi di idrogeno si uniscono insieme, non fanno scorie, producono una quantità di energia illimitata. Questa si trasforma in luce, che si fa 6 volte il fabbisogno di energia di tutta l'umanità. Ma questo nucleare di quarta generazione, queste piccole centrali nucleari, l'Eco ancora, cito Starace qualche giorno fa, che dice non siamo pronti, ci vuole troppo tempo. Cosa ne pensi? Allora, io sono personalmente d'accordo sul fatto che non, a parte che c'è un referendum che dice che non si può, punto, adesso stiamo parlando di una cosa che non c'è. Adesso Bill Gates, non io, Bill Gates, nel 24 mette il primo modulare in Cecoslovacchia, 4 miliardi di investimento, costo atteso 1 miliardo. Cos'è il primo modulare? Il primo modulare è un piccolo reattore. Sono i microreattori. Vuoto per pieno è l'equivalente di un motore di sommergibile. Fa 300-350 MW. Funziona in condizioni completamente diverse dalla centrale nucleare standard. Sono fisico, vedrò quanti chili di scorie produce per megawatt prodotto, quanto costa il livello di sicurezza con dei parametri, quanta energia produce, vedremo se è fattibile. Oggi si sono miliardi di quelli che abbiamo detto prima, sono animali adattativi, i bipedi, sono animali che hanno deciso loro di cambiare la biodiversità, cioè non so se vi è chiaro, la massa secca degli esseri umani, quindi diciamo il nostro peso meno l'acqua, noi siamo estratti, è, vado circa memoria, 300 milioni di tonnellate. Tutti gli umani pesano 300 milioni di tonnellate. La riserva alimentare degli umani, perché noi non mangiamo quello che capita, noi ci siamo fatti di 1,5 milioni di specie animali, abbiamo scelto una cosina, il pollo, il maiale, questo e quell'altro, no, non mangiamo i grilli, tra l'altro per dire. La riserva animale, quindi la nostra dispensa sul pianeta, è 700 milioni di tonnellate, 2,5 volte il nostro peso. Sapete quant'è il peso di tutti gli animali liberi, selvaggi, dalle balene a tutto? 100 milioni, un terzo il nostro peso. Cominciamo a mangiare un po' diversamente. No? Attenzione, anche chi fa il vegetariano è il nostro problema. È la stessa cosa, perché noi abbiamo scelto 13 specie vegetali e mangiamo solo quelle. Perché dei carti non li mangi? Riso, mais, soia, bla bla bla, quelli da soli hanno fatto il 90% delle culture. Allora, la biodiversità vegetale e animale, noi l'abbiamo. Noi umani, che siamo tanti, troppi,
troppi, 9 volte quello che dovremmo essere, il pianeta non è progettato per 9 miliardi di umani, ci siamo fatti una grande dispensa. Chi? Non 29 miliardi, i 5 miliardi del G20, perché gli altri, quello che trovano. Allora, occhio, perché noi la biodiversità la stiamo uccidendo? Perché abbiamo deciso che il pianeta è una grande dispensa. Allora, molto chiaro, io non sono un amante della decrescita felice, perché essendo uno scienziato non vi dirò mai che grave errore, perché grazie a questo meccanismo alimentare la nostra vita media, nei 2 secoli in cui siamo andati da 1,5 miliardi a 8 miliardi, la nostra vita media è da 40 anni a 85. Quindi non è che questa cosa che abbiamo fatto fosse sbagliata, perché ci abbiamo fatto poi allungamento della vita, medicine, welfare, eccetera. Quindi, da un certo punto di vista, come fai a dire che il nostro modello era sbagliato se viviamo il doppio di 2 secoli fa? Però, come fai a dire che era giusto se rispetto a 2 secoli fa adesso rischiamo di estinguerci? La soluzione non c'è, se non quella di fare graduale, ma avendo l'onestà intellettuale che appena c'è una cosa nuova che funge al grande obiettivo, noi dobbiamo avere la capacità di implementarla e farla.